You ass, come here, ass, fuck. Comunque, la demonica non è la cosa più inquietante che succede alle medie. A dicembre ero in una prima media, sono entrata, gli ho chiesto qual è il vostro libro preferito? E una ragazzina mi ha risposto 50 sfere grigio. Io, come, scusa, tesoro? Cioè, tesorino? 11 anni, tesorino della casa, no? 50 sfere grigio, carcola, ho visto il film, ho letto il libro, è il mio libro preferito, prestere. Sì, a Roma parlano così perché praticamente tolgono le vocali, fanno la crasi, è tutta un'unica consonante, una memoria ellenica praticamente, non so se qualcuno ha memoria di questa cosa, se volete ci potete provare, prfrido, no, solo le consonanti, prfrido, prstre, prstre, bene, ci siamo, 8, vi posso dare. Cioè lei ha 11 anni, è in questa situazione, io a 11 anni piangevo davanti a E.T., lei a 11 anni scopre il sesso, cosa che non sarebbe neanche male. Il problema è che lo scopre da una che a 25 anni è vergine, non si è mai toccata, e per essere iniziata aspetta che uno psicopatico miliardario la sottometta, la metta incinta e poi la sposi. Praticamente un misto tra La Bella e la Bestia e Maria di Nazareth. Però fetish, un po' fetish, la corona di spine, sai, queste cose fetish. Invece a ottobre entro sempre in una classe prima media e mentre entro vedo due che stanno litigando, no, due ragazzini, e uno gli fa all'altro: tu madre è una pompinara! E io faccio: fermi tutti. Matteo, ma tu lo sai che cosa vuol dire la parola che hai usato? Cioè, lo sai cosa vuol dire? No, non lo so. Infatti... lo so io, fa Filippo, che è il suo compagno smaliziato che gli sta accanto. È quando una donna dà i baci sul pisello. Bravo Filippo, 8! Giusto, è esattamente questo. Però vedi Filippo che se lo diciamo così suona un po' meglio, no? Non sembra più un insulto se lo diciamo così, perché scusate bambini e bambine, che a 11 anni bambini e bambine siete, ma noi i baci a chi è che li diamo? A quelli a cui vogliamo bene. Ecco. Poi dove glieli diamo saranno pure un po' cazzo. Cavoli nostri, no? Bambini, voglio dire. Guardate, vi dico una cosa, nel segreto delle loro camere da letto le mamme e i papà si danno i baci dove gli pare. Ho detto, a una prima media. E la cosa ha definitivamente messo a tacere la questione. Gabbio per me? No. Però c'era un solo rumore che aleggiava nella classe. Era l'insegnante di ruolo dietro di me che stava avendo un infarto probabilmente, perché lei non gliel'avrebbe mai spiegata così la situazione, giusto? Cioè, io invece ho tentato di fargli capire come quella cosa non avesse proprio senso come insulto, perché se dare quei baci lì all'uomo che ci piace vuol di essere delle pompinare. Ma quante siamo stasera, raga? Così poche, ma non credo proprio. I pompini. Quanta dedizione. Quanta attenzione per imparare le tecniche migliori. Per aggiornarsi, casomai ci fosse qualcosa di nuovo che ancora non sai, no? Quanta empatia per capire le differenze tra uomo e uomo. Quanta dolcezza, quanta soddisfazione. Lo direi anche alle ragazzine, fare i pompini è un atto d'amore meraviglioso. E ai ragazzini direi, però vanno ricambiati, eh? Andiamo un po', forza un po'. E se non li ricambi, che ne so, niente patente. Addirittura fa lui terrorizzato. Eh sì. Ma non sarebbe meglio insegnare queste cose importantissime nelle scuole? Io ci stavo provando, però è difficile perché l'ultima volta che ho provato a dire a un primo superiore che YouPorn non è la verità, la prima fila dei maschi si è alzata urlando: come no?